Buongiorno Andrea Bressan, Buongiorno a tutti. fashion blogger. Cos'è un blog, o meglio, cos'è un fashion blogger? Allora, un blog o un fashion blog a seconda appunto della categoria in cui ci si ritrova, è uno spazio nel web, una sorta di diario in cui io appunto, data la mia passione per la moda, condivido con il resto del web, comunque con tutti gli utenti che mi seguono, quello che sono i miei outfit e ciò che è la mia idea di moda, interpretando a mio modo quelli che sono i trend, gli abiti, gli accessori, in modo da far capire che comunque la moda non è solamente per le ragazze, ma anche per i ragazzi. Quindi è un fashion blog dedicato al maschile? Sì, principalmente. E com'è nata questa idea? L'idea è nata così, un po' per gioco, perché... Quanto tempo fa? Un anno fa. Vabbè, io già seguivo da tempo diversi blog e mi è sempre piaciuto comunque vedere questi stili interpretati da queste persone, da questi personaggi. Vedendo così come potessero interpretare appunto questo stile anche di strada, volendo vedere, e grazie al supporto di amici e comunque di mia sorella, della mia famiglia, ho deciso di lanciarmi in questa nuova avventura, anche per diciamo soddisfare quella che è la mia passione e trovare appunto una sorta di hobby per il tempo libero. Quindi non è ancora un lavoro? No, per ora no. In che maniera può diventare un lavoro una passione di questo genere? Può diventare un lavoro dal momento in cui il blog inizia ad essere seguito, ricevendo tantissime visite, ricevendo comunque contatti da aziende per varie sponsorizzazioni, piuttosto per la partecipazione ad eventi, a sfilate. Cioè, diciamo che non è semplice tenere un blog, cioè comunque bisogna avere una cura molto costante. Hai già avuto qualche contatto importante con qualche azienda che ha notato il tuo modo di interpretare la giornata attraverso i vestiti? Sì, grazie al mio blog ho ricevuto contatti da aziende come Collection Privé, oppure dalla catena di negozi sportivi e moda Athletes World, per pubblicizzare alcuni dei loro prodotti. Nel primo caso si trattava di pubblicizzare delle borse, dei Kiway e altri capi comunque, e nel secondo caso un paio di sneakers create in esclusiva per la catena di negozi. E dal momento in cui l'ufficio stampa è rimasto colpito dal mio lavoro sul blog, ha ben pensato che lo stile di quella scarpa potesse rispecchiare comunque il mio stile, e quindi mi hanno chiesto se potevo appunto pubblicizzarli. Quanto tempo ti ruba questo lavoro? Tutto il tempo libero. In particolare le mie giornate libere comunque le dedico a ricerche comunque sul web, piuttosto che a preparare comunque gli scatti per che poi verranno, cioè, inseriti all'interno del blog, ma semplicemente anche tipo un'uscita serale tra amici può diventare comunque oggetto di un post, per cui sai, magari a fine serata, inizio serata oppure durante, c'è la possibilità che comunque ci siano quei 10 minuti di scatto in modo da captare quello che è il mio look e in modo da condividerlo con tutti i miei lettori attraverso il mio blog. Tu quanti anni hai? 23. In un anno hai ottenuto dei buoni risultati, quanti contatti hai? Ma per ora io comunque sono, il mio blog ha una cosa come 54.000 visite ricevute in un anno, e seguito sin da subito, commentato, io non, l'importante è che comunque venga percepito il messaggio che voglio dare attraverso il mio blog, e di certo non, e sono quelle le soddisfazioni più grandi. Quindi cos'è la moda di un uomo per Andrea? Ma la moda di un uomo per Andrea è un semplice
modo di sentirsi bene attraverso i vestiti che si indossano. Certamente, cioè, io penso che una persona debba essere libera di indossare ciò che vuole ed esprimere appunto la propria personalità attraverso lo stile. Siamo tutti, cioè possiamo tutti osare, possiamo tutti creare dei mix attraverso gli abiti e accessori e non dobbiamo comunque dare peso a quelli che sono i pregiudizi di ogni giorno, quindi evitando così di diventarne poi degli stereotipi che si vedono nella vita quotidiana. Quindi tu sei un po' contro l'uniformazione estetica Esatto, sì, assolutamente. dell'uomo, ma anche della donna, non è molto Assolutamente differente. sì. Tu, come giovane che cerca di farsi spazio in una realtà che sogna, cioè tu vedi, hai una visione e vuoi portarla avanti, quanta fatica stai facendo e quanti ostacoli incontri veramente, se ne trovi? Ma diciamo che se una cosa la fai con passione, effettivamente poi gli ostacoli non ci sono, effettivamente. Sicuramente porta via tantissimo spazio e comunque c'è moltissimo tempo, però come dicevo prima, appunto, se lo fai con passione la cosa ti viene naturale e ormai fa parte della mia vita quotidiana, appunto. Coinvolgere il blog all'interno della mia vita, per cui non mi causa nessun problema, anzi, cioè, poi comunque viene ripagata dalle soddisfazioni che ricevo attraverso le mail dei miei lettori, piuttosto che i complimenti, magari le persone che ti fermano per strada per dirti: ah, guarda, seguo il tuo blog, mi piace tantissimo, eh. Cioè, sono belle soddisfazioni, per cui poi tutto il resto passa in secondo piano e non ci fai neanche più Puoi mandare caso. un messaggio a qualche personaggio importante mondiale che sicuramente guarderà il sito di Progetto 9 e coglierà il tuo messaggio. Ma è di comunque divertirsi attraverso il mio blog e eventualmente, se fossero interessati comunque a qualsiasi tipo di collaborazione, di scrivermi un'email anche come critica o comunque cioè, per sapere cosa ne pensano. Va bene, grazie mille. Tanti auguri, in bocca al lupo. Grazie.